Vicepresidente Bianchecin, signor Carlo Show, signor consigliere diplomatico Carlo Perrotta, signor sindaco, signor presidente della provincia, signor prefetto, autorità tutte, signori e signori, è con grande piacere ed anche orgoglio che a nome della Scuola Nazionale di Amministrazione saluto i partecipanti a questo First China Europe Roundtable Dialogue on Public Administration, qui in questo splendido storico Palazzo Reale di Caserta, dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Coorganizzato dalla Scuola Nazionale di Amministrazione Italiana e dalla Chinese Academy of Governance, questo evento è parte del programma europeo CEPA 2, CEPA is Chinese Europe Public Administration Dialogue, un programma di dialogo tra le pubbliche amministrazioni cinesi ed europee. Aver denominato questo evento come primo, first roundtable, già indica la volontà di far sì che queste due giornate di lavori siano l'inizio di una strada da percorrere insieme per rafforzare la collaborazione tra le rispettive amministrazioni attraverso incontri di studio e approfondimento qui in Europa e per far sì che il successo di questo incontro consenta di rendere questo evento un appuntamento permanente. La Scuola Nazionale di Amministrazione Italiana ha iniziato la collaborazione con il programma europeo CEPA 2 in modo non casuale, ma come naturale convergenza con il programma di dialogo e collaborazione che la nostra scuola da anni svolge con le scuole di amministrazione cinesi per facilitare gli incontri e la cooperazione tra la pubblica amministrazione italiana e le amministrazioni cinesi. E questo evento dimostra l'importanza che il governo italiano, attraverso la sua scuola nazionale, pone al rafforzamento di questa cooperazione, nella consapevolezza che questa deve porsi nel quadro dei rapporti tra Cina e l'Unione Europea, di cui l'Italia è importante membro fondatore. La composizione e il grande livello della delegazione cinese a questo evento dimostra come anche il governo cinese abbia attribuito importanza a questo appuntamento qui in Caserta e di questo lo vogliamo ringraziare attraverso la delegazione qui presente. Il rafforzamento della conoscenza reciproca tra le nostre amministrazioni, la comprensione delle loro culture organizzative e istituzionali, dei problemi che esse sono chiamate ad affrontare è di importanza strategica per il rafforzamento della cooperazione tra Europa e Cina su tutti i piani, perché tutte le politiche nella loro fase di attuazione passano attraverso la capacità delle amministrazioni di tradurre le volontà politiche in realtà. D'altra parte, tutte le pubbliche amministrazioni, pur agendo in contesti sociali, demografici, istituzionali e politici diversificati, devono oggi affrontare problemi simili di adeguamento alle sfide che vengono dai grandi mutamenti sociali ed economici che investono tutte le aree del mondo. La crescita economica e la richiesta di benessere da parte dei cittadini nel nuovo contesto economico globale, i grandi mutamenti tecnologici che determinano la circolazione rapida delle conoscenze e delle idee tra le popolazioni di tutto il mondo in misura mai concepita prima nella storia dell'umanità, i processi di urbanizzazione che hanno condotto per la prima volta nella storia dell'umanità a vedere la popolazione urbana superare la popolazione non urbana,
i problemi ambientali e di sicurezza sociale che ne derivano. Tutte queste grandi trasformazioni hanno posto in tutti i paesi, pur in contesti diversi, le pubbliche amministrazioni di fronte a problemi simili. Come rispondere alla richiesta di partecipazione e controllo democratico da parte dei cittadini sull'operato delle pubbliche amministrazioni? Come esse possono essere in grado di soddisfare le richieste di servizi e assistenza da parte dei cittadini? In quale misura le pubbliche amministrazioni devono soddisfare direttamente i bisogni crescenti dei cittadini e in che misura esse devono affidare al settore privato questo compito? Qual è il limite dell'azione dei governi e quindi delle amministrazioni nella guida dell'economia? E in qual misura esse devono riservarsi il compito di promuovere la libera iniziativa privata per la crescita economica, facilitandola e non ostacolandola con inefficienze e intromissioni burocratiche? Non vi sono risposte sicure in nessun paese a queste domande e ovunque si è alla ricerca di una strada adatta ai diversi contesti politici e culturali. Ma in tempi di trasformazioni storiche in cui la collaborazione tra i grandi paesi sul piano globale è la condizione del benessere di tutti, lo scambio di esperienze e le collaborazioni per affrontare tutti gli specifici problemi sopra citati e anche quelli che per brevità non ho citato sono fondamentali e di grande aiuto per tutti. D'altra parte, perché le pubbliche amministrazioni possano affrontare questi problemi, esse devono in primo luogo rafforzare se stesse, procedendo a riforme profonde del loro operare per aumentare la propria efficienza operativa e porsi al servizio dei rispettivi paesi. Ma la condizione per il successo di queste riforme è l'integrità e la dedizione alla propria missione di tutti i pubblici dirigenti e funzionari, il contrasto e l'eliminazione della corruzione amministrativa, questa corruzione amministrativa piega al perseguimento dell'interesse privato del singolo amministratore i poteri a lui attribuiti per il perseguimento dell'interesse dei cittadini. Si tratta di comportamenti che impediscono il buon funzionamento dell'amministrazione, ne abbassano l'efficienza, ma soprattutto distruggono la fiducia dei cittadini nell'amministrazione pubblica. Non è un caso quindi che questo primo round table abbia come tema quello dell'integrità e della trasparenza della pubblica amministrazione come strumento centrale di contrasto della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. L'ultimo congresso del Partito Comunista Cinese ha posto questi temi al centro dell'impegno del governo cinese, sia a livello centrale sia a livello locale, come questione fondamentale per il perseguimento della stabilità sociale e del progresso economico. Non è un caso che nello stesso periodo, nell'ultimo anno, l'Italia abbia varato due importanti leggi per il contrasto alla corruzione e per affermare la totale trasparenza nella pubblica amministrazione. Non è un caso perché non pensiamo che questa coincidenza di accento politico su questi temi derivino dal fatto che nei due paesi questi fenomeni negativi si siano aggravati rispetto al passato, quanto invece conseguenza del fatto che i compiti delle amministrazioni e le sfide che devono affrontare non consentano più di tollerare fenomeni di corruzione e malamministrazione e dal fatto che le sfide che tutti i paesi devono affrontare richiedono il rafforzamento dei rapporti di fiducia tra cittadini e amministrazioni, della fiducia dei cittadini nelle pubbliche amministrazioni come della fiducia delle pubbliche amministrazioni nei cittadini e forse anche della fiducia all'interno stesso delle pubbliche amministrazioni. In questo spirito la nuova normativa anticorruzione in Italia, come verrà discusso nel corso di queste due giornate,
cerca di introdurre nelle proprie politiche di contrasto alla corruzione sistemi di prevenzione organizzativa accanto all'azione di controllo successivo e di repressione già esistenti. Questo perché integrità, trasparenza e contrasto alla corruzione sono una componente delle riforme che hanno come obiettivo l'incremento dell'efficienza amministrativa al servizio dei cittadini. Vorrei concludere richiamando il fatto che questo evento si svolge in un palazzo storico che è simbolico forse per i nostri programmi. La Reggia di Caserta, che nasce come sfida al Palazzo Reale di Versailles in Francia, rappresenta come Versailles una delle espressioni più importanti della fioritura artistica e architettonica europea in un periodo di massima espansione della cultura e della scienza europea. Ed è interessante notare che il suo architetto, noto con il suo nome italianizzato, Vanvitelli, è in realtà un architetto di famiglia olandese, il cui nome originario è Ludwig van Witter, a mostrare come la cultura europea nel Settecento fosse integrata. Ma dobbiamo anche ricordare che questo periodo di espansione dell'arte e della cultura, siamo nel Settecento, è anche il periodo che generò le grandi spinte sociali che portarono con la Rivoluzione francese e poi in tutta Europa a un periodo di grandi mutamenti dell'ordine politico e sociale tradizionale che dettero avvio a quella che chiamiamo l'epoca moderna. Forse l'epoca che viviamo è altrettanto portatrice di mutamenti sociali e sono questi mutamenti che i governi e le loro amministrazioni sono chiamati a governare con la speranza che ciò avvenga in modo meno complicato e anche in modo meno cruento rispetto al periodo in cui questa legge è simbolo. Io auguro buon lavoro a tutti i partecipanti e adesso vorrei dare la parola al consigliere diplomatico del ministro D'Alia, Carlo Perrotta, per un saluto anche a nome del ministro. Grazie Giovanni, grazie Presidente. Insomma, il mio compito è oggi quello di portarvi il saluto del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione Giampiero D'Alia a questa tavola rotonda sino europea dedicata al tema della pubblica amministrazione. Il Ministro, purtroppo per impegni improrogabili di governo, è stato trattenuto a Roma, come egli stesso ha avuto modo di spiegare alla delegazione cinese nel corso dell'incontro di ieri a Palazzo Vidoni. È dovuto restare a Roma ovviamente per improrogabili, dicevo, impegni di governo, prendendo a prestito il tema dell'incontro odierno. Prendendo a prestito il tema dell'incontro odierno, Open Government, direi che il governo italiano in questo momento, come ama dire il ministro, è così aperto che il compito è piuttosto quello di tenerlo, diciamo, coeso, un compito al quale il ministro si dedica e che ritiene abbia sicuramente successo nei prossimi giorni. E scherzi a parte, vorrei salutare a nome del ministro il vicepresidente della scuola di Pechino, dottor Yang Keqing, il dottor Shaw, il sindaco Pio del Grande Gaudio, il presidente della provincia Domenico Zinzi, il prefetto dottoressa Carmela Pagano e il presidente Giampaolino, che ci ha onorato anche della sua presenza oggi. Vorrei sempre a nome del ministro sottolineare poi l'importanza dei temi odierni, cioè dei temi che voi oggi andate a trattare oggi e domani in questa serie di seminari: trasparenza, amministrazione responsabile, open government e anche stato di diritto, tutti i concetti che vengono espressi nel foglio illustrativo della conferenza odierna di domani. Di stato di diritto in Cina si parla molto, sulla stampa italiana, sulla stampa europea,
E anche in Cina, in questi giorni, in questi mesi, si parla molto sulla stampa di democrazia, di costituzione. Mi riferisco in particolare al dibattito in corso sul quotidiano del popolo, il People's Daily, che appunto a partire dall'inizio della presidenza di Xi Jinping ha avviato un importante dibattito sul costituzionalismo. Naturalmente il punto di vista di questi dibattiti è un punto di vista che è molto fondato sui concetti e che spesso rischia di irrigidirsi su posizioni ideologiche, sia da parte cinese che da parte europea. E proprio, diciamo, a fronte di questo dibattito spesso irrigidito su posizioni ideologiche, da una parte e dall'altra, è importante, per rispondere a questo dibattito ideologico, sono molto importanti iniziative come quella odierna. Iniziative che partono non dal concetto, non dall'ideologia, ma dal lavoro quotidiano. Partono dai comportamenti concreti che ogni giorno i pubblici funzionari pongono in essere sotto il nome di costituzionalismo, Stato di diritto, amministrazione trasparente, lotta alla corruzione, cioè si parte da cosa facciamo noi e cosa fate voi ogni giorno per dare un significato concreto a queste parole. E probabilmente, partendo dal significato concreto, anziché dal concetto e dall'ideologia, è più facile istituire un cammino comune, è più facile comprendersi nel concreto. E mi permetto di scomodare al riguardo un grande pensatore della filosofia occidentale, Ludwig Wittgenstein, che in un libro pubblicato postumo, delle ricerche filosofiche, scrisse che dietro le parole stanno modi di vita e il problema è capirsi sui modi di vita, non sulle parole. E è molto importante l'esempio dal punto di vista cinese, per noi ci rende molto orgogliosi che da parte cinese si voglia venire in Europa per comprendere il funzionamento della nostra, diciamo, amministrazione nel settore dell'anticorruzione, della trasparenza. Questo è molto importante e ci rende orgogliosi. Però è altrettanto interessante quello che accade in Cina in questo periodo, in questi tempi. È altrettanto importante, e va salutato con grande rispetto, il vivace e fortissimo dibattito in Cina e il rapporto che va istituendosi tra la società civile e il governo. Mi riferisco specialmente al fenomeno del microblogging Weibo, dove i cittadini fanno presente alla pubblica amministrazione, al governo e al partito le loro esigenze sui temi dell'anticorruzione, sui temi della trasparenza, e il governo risponde. Quindi anche lì, anche in Cina, al di là delle parole, è in atto un forte e vivace confronto e molto fecondo fra società civile e governo. Un dibattito che ha portato grandi successi dal punto di vista soprattutto della lotta alla corruzione, dove il pubblico è stato messo in grado di denunciare fenomeni corruttivi e le amministrazioni hanno risposto con punizioni esemplari, dove una madre che ha avuto, diciamo, si è vista negare giustizia per a seguito del rapimento della figlia, grazie alla sensibilizzazione ha ottenuto una risposta importante e concreta da parte del governo, dove vengono per la prima volta messi sotto processo importanti responsabili politici e con processi trasparenti, e dove anche su un piano forse più della cronaca quasi rosa i figli di importanti responsabili politici vengono chiamati a rispondere di comportamenti poco corretti. Quindi è molto importante, va studiato, va preso atto con grande rispetto del fermento che anima la società civile nel suo rapporto con il governo in Cina. Certo, si può dire che questo è l'inizio, e quindi molti dicono che è selettivo, è arbitrario, però insomma da qualche parte bisogna pure iniziare, e non iniziare non è certo meno selettivo e meno arbitrario. Quindi, e d'altronde, diciamo che se si dice che questo è l'inizio, che questo è il primo passo, è bene ricordare che con il primo passo inizia ogni viaggio.
e che con la prima pietra viene costruita ogni fortezza. Queste parole, non sono mie, sono di un grande pensatore cinese che si chiama Lao Tse e che mi permetto di citare dopo aver citato il pensatore europeo, proprio a dimostrare come entrambe le culture sono ampiamente feconde. E quindi con la fiducia nelle nostre reciproche culture, con la fiducia nei nostri sistemi reciproci, che a nome del Ministro ho veramente l'onore di salutarvi e di dichiarare aperta questa tavola rotonda sul rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Grazie. Grazie. Adesso chiederei al vicepresidente della Chinese Academy of Governance, Mr. Yang Keqing, di prendere la parola.尊敬的特里亚院长、部长代表、欧盟项目官员、省长先生、市长先生、各位来自大区及卡塞塔市政府的代表、各位嘉宾、女士们、先生们，来到意大利国家行政学院参加中欧公共管理二区项目圆桌会议，我们感到十分高兴。 我们知道，会议东道主对会议的召开做了精心的准备，给予我们热情的接待。这所历史悠久、气势恢宏的皇宫，也为我们的会议增添了光彩。在此，我谨代表中国国家行政学院及中方 全体与会代表对圆桌会议的召开表示热烈的祝贺，向意大利国家行政学院和特里亚院长向为会议顺利召开付出辛勤努力的全体工作人员表示衷心的感谢。本次圆桌会议 是进一步加强中欧政府间对话交流、建立可持续对话机制的重要举措，符合中欧加强政府间交流的发展需要。本次圆桌会议以开放的政府为主题，很有意义。建设开放政府是世界各国政府面临的共同问题， 也是公共管理时代需要解决的重要课题。开放是现代政府的标志，也是现代政治文明的标志。公共管理时代对政府提出了越来越高的要求，要求政府以高度开放的姿态应对社会需求。公共物品的供给、 公共资源的利用、公共问题的解决、公共利益的实现，都需要一个高度开放的政府才能够有效的完成。开放的政府能够应对全球化和知识经济时代的挑战。公共管理时代是全球化时代和知识产业兴起的时代。 政府面临着更多的不确定性问题、复杂性问题与多样性问题。开放的政府能够在各种挑战面前解决可能出现的问题。开放的政府能够解决好政府与市场的关系问题。政府的开放性越强，开放度越大越高， 与政府与市场的互动就越加充分，政府与市场的关系就越有效。政府的开放性是协调政府与市场的关系
解决政府与市场矛盾的一剂良药。开放的政府有助于社会利益的合理分配。政府是公共政策的制定者和公共利益的分配者。在公共政策和公共利益分配的过程当中，政府必须是开放的、透明的，才能够保证这一过程的公平公正，才能够达成合理的社会利益分配。开放的政府有助于政治民主化进程。开放的政府积极鼓励社会、市场以及公民个人参与公共管理的全过程，有效推动了行政民主和政治民主的过程。总之，诚信、透明、清廉、公正是开放政府的核心要求，也是服务型政府的基本价值取向。中国政府高度重视开放政府的建设工作，并把开放政府作为建设现代政府的重要任务。这些年来，扎实推进政府信息公开工作，取得了明显成效。第一，全面实施政府信息公开。2004年，中国政府颁布了全面推进依法行政实施纲要，将政府信息公开作为依法行政建设法治政府的重要内容。2008年，中华人民共和国政府信息公开条例全面施行，政府信息公开成为政府的法定义务。几年来，中国各级政府扎实推进政府信息公开工作，主动公开了行政法规、规划政策、财政预算决算、民生保障、行政许可事项办理情况等内容。据2011年的统计，中国31个省、自治区、直辖市主动公开政府信息2885万条，中央政府各部门、各单位主动公开信息149万条。第二，大力加强政府信息公开制度建设。在法律法规建设方面，中国国务院办公厅先后颁发了7项配套的法律法规，从而保证了政府信息公开条例的贯彻实施。在组织制度方面，建立了专门的政府信息公开机构。在工作制度方面，从中央到地方的各级政府普遍建立了主动公开、依申请公开、保密审查等工作制度。第三，不断完善政府信息公开的载体和渠道。中国各级政府及其所属部门普遍通过政府网站、政府公报、新闻发布会以及报刊、广播、电视等载体和渠道公开和解读政府信息。一些地方还积极利用手机短信平台、政务微博等方式发布政府信息，使公众获得政府信息更加方便快捷。第四，着力推进重点领域的信息公开。近年来，中国中央政府着力推进财政预算决算和三公经费公开。2012年，92个中央政府部门公开了部门决算及三公经费等情况。从2013年开始，
中央政府要求逐步实现县级以上政府公布接待情况公开。此外，重大建设项目信息公开，食品安全信息公开，环境保护信息公开，生产安全信息公开，征地拆迁信息公开，价格和收费信息公开也取得了重要进展。 同时，政府信息公开的形式更加通俗易懂，方便了社会公众对政府的有效监督。第五，全面推行政府决策公开，坚持依法科学民主决策，逐步扩大行政决策公开的领域和范围，推行行政决策过程和结果公开。 凡涉及公众切身利益的重要改革方案、重大政策措施、重点工程项目，在决策前要广泛征求公众的意见，从而增强了政府公共政策制定的透明度和公众的参与度。第六。 不断深化基层政府公开。中国的基层民主建设已经引起了国际社会的广泛关注。基层政府公开是基层民主的重要内容。中国在推进农村村民自治和城市社区居民自治的基础上，大力推进基层政府公开。 及时公开城乡社区居民关心的事项，主动接受公众的监督。总之，中国的政府信息公开工作，保证了民众的知情权、参与权、表达权和监督权，让人民监督权力，让权力在阳光下运行，从而提升了政府的公信力。 推动了中国经济社会的发展，同时也使得中国政府以更加开放的姿态面向世界。同时，我们也看到，由于中国政府信息公开工作的历史还不够长，中国的开放政府建设也遇到了一些迫切需要解决的问题。 这些问题主要是政府信息公开的相关制度建设还不够健全，各地区各部门的政府信息公开工作开展的还不够平衡，一些部门地方的财政预算公开的还不够细化，不够具体，不利于社会公众对其进行监督。 一些涉及社会关注度高的领域，如食品安全、环境保护、征地拆迁等领域的信息公开，与社会公众的期望值之间还存在差距。这些问题的存在，在一定程度上影响了政府信息公开的便捷性和有效性。 针对这些问题，中国政府正在制定具有针对性的政策措施，切实加以解决，努力建设真正开放的政府。中国与意大利同属历史悠久的文明古国，古罗马先人。 关于民主、共和、国家治理的许多思想，至今呢仍然闪耀着智慧的光芒。中国在中国共产党的领导下，正致力于在一个13亿多人口的大国建设一个民主、繁荣、富享。
公正的社会，我们两国在推进现代政府管理，建设一个公开的、真正能够为社会、为公众提供有效公共服务的政府方面，都在进行着共同的努力。我们期待的这次会议， 围绕建设开放政府这一主题进行深入的研讨和广泛的交流。中国在建设自己国家的过程当中，我们愿意研究借鉴世界上一切国家的先进理念和先进的经验。我们在这里呢，预祝本次圆桌会议 取得丰硕的成果，预祝会议圆满成功。谢谢大家。 Grazie, Vice Presidente, Mr. Yan Kecin. Adesso darei la parola Mr. Carl Shaw, che è il team leader, il capoprogetto del programma europeo China Europe Public Administration. Grazie. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Carl, you've got the same name as Professor Tria, Mr. Yang Keqin, Madam Wu Xiaoping, Madam Wu, distinguished guests, colleagues, friends, ladies and gentlemen. First of all, let me say what a pleasure it is to be here in this beautiful palace in Caserta. I've been looking forward to this visit for over a year now, since we first discussed this joint venture. So on behalf of the project director and all of my colleagues on the China Europe Public Administration project, my thank you, school, the National School of Administration, for all your support and your effort in organizing this event and arrangements for all our Chinese and European colleagues, and basically for bringing us all together today. What I wanted to do my speech this morning is really just to put in context this event with the China-Europe Public Administration project, and to tell you a bit about the project and what we do. We have two specific purposes. The first one is to assist the Chinese government to improve its responsiveness and performance of its administration and public service system. The second one is to establish sustainable dialogue platforms between EU and Chinese counterparts. Two different purposes, but obviously very much they interlink with each other. The project is implemented in four thematic areas, both at the central level in China and at provincial level. So we have six pilot provinces in China where we work in Chongqing, Hubei, Jilin, Liaoning, Ningxia province, and Tianjin. The four areas that we work in support is to provide support to the public administration reform and service-oriented management. The second one is the enhancement to the civil service and human resource system. The third one is development of quality management and performance assessment frameworks. And finally, the EU-China dialogue on government management. And the project has three main beneficiaries. It has the Ministry of Human Resource and Social Security. It has the China Academy of Governance. And it also has the State Commission for Public Sector Reform. And all three of those agencies
are well represented by our delegation that has come from China to Italy this week. But how does the project actually work? How do we function? And perhaps I can use this event as a good example. How did we get here today? It all started just over a year ago, and we had a study assignment visit to two countries. One was Belgium, one was Italy. And our delegation came to the National School, and I met Professor Trier there, and we had a good discussion about where we saw the role of public administration, both in Europe, in China, and where it maybe should be looking at in terms of globalization. We had a long discussion there. And after that, we said, well, why didn't you come to one of our dialogue programs? And we call it the High Level Forum in China. And we invite speakers from many European countries to come and speak at these events. So last year, Professor Trier came along to that. And at the same time, CAG came up with another initiative, which was called Getting to Know China. So it's not just a one-way street, it's a two-way street. So it allows us to invite government officials from Europe to come to China, spend 2 or 3 days with the academy, where we have a look at how China is governed. What are the ruling bodies, the National People's Congress, the State Council, the Ministry, how that works. And also look at what are the key areas of concern for China, particularly in public administration. And we held that last year, and Renata came, and Professor Trier came. And at the end of the event, we said, well, can we have a few minutes to sit down and discuss what we should do next? And Professor Trier said, let's have a round table. Okay, that's actually a good idea. And so we discussed this, we've discussed it over the year, what the subject would be, who would attend. So that's how we got here today. And we have speakers from Italy, we have colleagues from France, from Hungary, and from Germany, and we're going to present some of our cases and experiences that we've got in Europe. And perhaps at the end, I hope at the end of the session over the next 2 days, that we can actually come up with something. There may be an area that becomes a really hot topic, and maybe it's something else that the project can provide a value-added intervention, perhaps next year, between either the school, the Italian government, CAG, Ministry of Human Resources and Social Security, or the State Commission for Public Service Reform. So that kind of just gives you a flavour of what the project does. In October we will be holding our next high-level forum, and this year it is going to be on e-governance. And we have been holding a joint research project with the China Academy of Governance, and we've collected a portfolio, if you like, of good practices from Europe that might be of interest for China to look at and to gain experience from. This year, we are also going to hold the Getting to Know China event. And already I can see we have 13 different EU countries that actually want officials to attend that event. So I guess that I'm looking forward to the next 2 days. We've mentioned that Our program over the next 2 days is on integrity and transparency. So I'm hoping that we can get another connection somewhere along the line where we can find more cooperation between EU member states and China. So thank you very much, and it's lovely to be here and to see you all. Thank you.
Thank you, Carl. Ora, dopo questa cerimonia di apertura, il round table continuerà nella sala accanto, organizzata proprio come una round table, e io ringrazio tutti coloro che hanno aderito, a partire dal presidente Giampolino e dagli ospiti che porteranno le esperienze, come ha ricordato Carl Schuh, dalla Germania, dalla Francia, dall'Ungheria e da altri paesi, per costruire questa discussione, dialogo e confronto tra le esperienze cinesi e le esperienze europee. Adesso abbiamo 10 minuti, se possibile, di coffee break e poi la prima sessione di questa tavola rotonda inizierà nella sala accanto. Grazie a tutti. Thank you.